Mara Venier, intervenuta telefonicamente nel corso dell'ultima puntata della Vita in diretta, ne ha dette quattro ad un ospite. Vittima della furia della Venier è stata la contessa Marisela Federici. Tutto è accaduto nel momento in cui si stava parlando della scomparsa di Gina Lollobrigida, avvenuta pochi giorni fa. Da segnalare che, proprio poche ore fa, si sono svolti i funerali della Lollo, presso la Chiesa degli Artisti a Roma. Detto questo, nel corso della Vita in diretta, si è parlato per lo più degli ultimi anni di vita dell'attrice. Ospiti in studio, oltre alla contessa Federici, anche Giovanna Ralli e Pino Strabioli. Uno dei temi trattati è stato il rapporto di Gina Lollobrigida con Andrea Piazzolla, sua assistente da più di un decennio. Non solo, si è parlato pure di Javier Rigau, l'imprenditore spagnolo che continua a sostenere di aver sposato la Lollo per procura. Matrimonio che è stato annullato dalla Sacra Rota. Va pure ricordato che l'attrice aveva poi intentato una causa contro Rigau, convinta che lui l'avesse truffata per entrare in possesso dell'eredità. Anche Andrea Piazzolla, in questi anni, si è dovuto difendere dalle accuse. Questa volta le accuse gli sono state mosse dai familiari di Gina, convinti che lui abbia circuito Gina per i suoi interessi. Ricordiamo però che l'attrice, anche in TV, aveva sempre difeso a spada tratta Piazzolla, che considerava come un figlio. Insomma, tutte queste vicende legali non hanno di certo aiutato la grande diva italiana a passare con serenità gli ultimi anni della sua vita. La nostra Mara Venier conosce bene la sofferenza patita dalla Lollo, visto che era stata ospite pure da lei in TV. Mentre alla Vita in diretta si parlava appunto della questione legata ad Andrea Piazzolla, la contessa Federici ha assistito con aria supponente. Secondo la donna, il legame che c'era tra Gina e il suo assistente era così stretto perché l'attrice aveva un profondo senso di solitudine. In buona sostanza, secondo il parere della contessa, la Lollobrigida era diventata dipendente da Piazzola. Marisela Federici ha poi detto la sua anche sul matrimonio o presunto tale, con Javier Rigau. Lo ha definito una tragicommedia. Ed ecco che tutte queste dichiarazioni hanno fatto infuriare come non mai la Venier che, evidentemente, stava seguendo la puntata da casa. Senza pensarci due volte, ha alzato il telefono e ha chiamato il suo amico Alberto Matano, proprio per cantarne quattro alla contessa. Rivolgendosi a lei ha detto: «Vorrei capire di più l'atteggiamento di Marisela Federici. Ha parlato di situazione tragicomica. Vedi Marisela, di comico in questa storia non c'è niente. Forse fa ridere solo a te, che vedo che stai ridendo. Ti assicuro che non fa ridere le persone che hanno voluto bene a Gina. Perché noi l'abbiamo vissuta per tanti anni. Abbiamo vissuto il dolore. E quando Gina da me nell'ultima intervista dice, vorrei morire in pace. Mi fa orrore il tuo cinismo. Non è la tua la verità. Ma tu che ne sai che stai lì a fare le scene, di verità, di sofferenza? Ma che ne sai di Gina? Ma che ne sai di come Andrea è stato vicino a Gina in questi anni? Ti trovo una donna molto cinica in questa situazione. Ma non è finita qui, visto che la contessa ha avuto la malaugurata idea di replicare, dicendo alla Venier di sapere quello che stava dicendo, visto che c'era pure lei durante i pranzi tra Gina e Mara. A quanto pare però, non è così, visto che la zia Mara, più infuriata che mai, le ha detto: «Ma quando mai? Ma non ci sei mai stata?» Poi le ha chiuso il telefono in faccia. Insomma, la contessa Marisela non è uscita bene da questa discussione. Forse era meglio starsene zitta. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.